Dopo un primo tempo sottotono, a Grosseto i ragazzi di Bruniera, Mondonico si è dovuto accomodare in tribuna a causa della squalifica dopo l'espulsione di sabato contro il Lecce. L'Albino Leff trova la rimonta grazie ai gol di Cellini e Bergamelli, schierato in difesa insieme a Luoni, al posto degli assenti Serafini e Sala. Determinanti i cambi del secondo tempo, dentro Cristiano, tra i migliori in campo, e Cia, al posto di Previtali e Ruopolo. Sotto di due reti con questi ingressi, Seriani ritrova nel più classico 4-4-2 e complice anche un Grosseto stanco che ha speso molto nei primi 55 minuti, i bergamaschi riescono finalmente a farsi vedere dalle parti dell'ex portierone celeste Acerbis. Sulla sinistra Cristiano fa quello che vuole e offre pregevoli cross ai compagni in mezzo all'area avversaria. Ad accorciare le distanze ci pensa ancora una volta Cellini al settimo centro stagionale. A concludere la rimonta ci pensa poi Bergamelli su assist di Garlini, instancabile. Nei minuti successivi l'Albino Leff potrebbe addirittura trovare il colpaccio con Lanner, che però non riesce a sfruttare al meglio un cross millimetrico arrivato ancora una volta dalla sinistra. Si chiude quindi in parità la sfida agli ex Agustinetti, Joelson, Conte ed Acerbis. Carobbio è stato lasciato in panchina. Adesso tocca la trasferta di Salerno, gara decisiva per vedere se Mondonico riuscirà a tenere alta la concentrazione dei suoi per più di 30 minuti.